Per questo esperimento abbiamo bisogno di alcuni pesetti, di un dinamometro, di una molla e di un metro. In questo esperimento verificheremo la legge di Hooke e misureremo la costante di elasticità di una molla. Una molla elastica obbedisce alla legge di Hooke secondo cui l'allungamento prodotto dall'applicazione di una forza è direttamente proporzionale all'intensità della forza stessa. La costante di proporzionalità K, che lega forza all'allungamento, è diversa per ogni molla e si chiama costante elastica della molla. La proporzionalità diretta significa che se raddoppiamo la forza applicata, l'allungamento raddoppia. Se triplichiamo la forza, l'allungamento triplica e così via. Prima di tutto, verifichiamo che la nostra molla soddisfi davvero questa proporzionalità diretta. Per farlo, ancoriamo la molla a un sostegno verticale e registriamo la sua posizione di equilibrio, cioè 34 cm. Iniziamo con un pesetto di massa pari a 20 grammi. Potremmo calcolare la forza del peso prodotta da questo pesetto con la formula F uguale m per g, dove g è l'accelerazione di gravità. Ma questo introdurrebbe delle fonti di errore che potrebbero rendere meno precisa la nostra misura. Piuttosto, misuriamo direttamente la forza prodotta del pesetto con il dinamometro. Otteniamo in questo modo 1 forza applicata di 0,2 newton. A questo punto appendiamo il pesetto alla molla. Scopriamo così che l'allungamento prodotto è di 1,4 cm. Per rappresentare i nostri risultati usiamo un piano cartesiano in cui in ascissa abbiamo l'allungamento prodotto e in ordinata la forza esercitata. Ripetiamo le misure usando questa volta un pesetto di 40 grammi. La forza esercitata in questo caso è di 0,40 newton e l'allungamento prodotto ...2,8 cm. Come possiamo notare, aver raddoppiato il peso ha avuto come effetto quello di raddoppiare l'allungamento. Possiamo ripetere la misura con diversi valori del peso e rappresentare i dati raccolti sul piano cartesiano. Ci accorgiamo così che i punti rappresentativi sono praticamente allineati sulla stessa retta. Il coefficiente angolare di questa retta è proprio la costante elastica della molla. Per calcolarla esplicitamente, possiamo considerare uno dei punti rappresentati e dividere la forza applicata per lo spostamento prodotto. Nel nostro caso, il valore misurato di K è di 0,13 newton su centimetro.